Oggi presentiamo uno dei più grandi pittori americani all'Italia. A giudicare dall'accoglienza odierna, Hopper, che ci guarda dall'alto dei cieli, è molto felice di essere qui. Se chiedeste all'americano medio di citare i suoi tre artisti americani preferiti del XX secolo, probabilmente citerebbe Andrew Wyeth, George O'Keefe e Edward Hopper. Se chiedeste ai critici di individuare i pittori americani del XX secolo più influenti e importanti, tra i nomi che citerebbero ci sarebbero Jackson Pollock, Andy Warhol e Edward Hopper. E se chiedeste ai mercanti d'arte di citare quali sono le opere più costose di pittori americani del XX secolo, probabilmente citerebbero dei dipinti di Pollock, de Kooning, Jasper Jones e Hopper. Probabilmente conoscete gran parte di questi pittori, in particolare quelli appartenenti alla generazione degli espressionisti astratti. So che è stata organizzata una meravigliosa mostra su Mark Rothko qui recentemente. D'altro canto, Edward Hopper probabilmente non è molto conosciuto e familiare qui. Questa mostra è la prima volta in cui viene esposta la sua opera in Italia, la prima volta dal 1952, quando Hopper e tre altri artisti vennero a rappresentarono gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia. E a differenza di alcuni degli altri che ho citato, per esempio Warhol, che era ovviamente molto noto al pubblico, o Pollock, con la storia della sua vita così romantica, violenta e tragica, la biografia di Hopper è piuttosto ordinaria, addirittura quasi noiosa. E potete anche vedere dalle fotografie che lo ritraggono e che sono esposte nella mostra, che era un uomo piuttosto alto, ma dall'aspetto piuttosto anonimo. Assomigliava di più ad un assicuratore che non ad un artista. Oppure, per usare le parole di un critico degli anni 20, assomiglia a un professore di matematica proveniente da un college di fuori città. E quella descrizione era stata fatta da qualcuno che lo apprezzava, che lo amava. Eppure, Hopper produsse alcune delle immagini più durevoli, influenti e, stando agli standard del mercato attuale, immagini più preziose di tutta l'arte americana, forse tutta l'arte del XX secolo. Ad un primo sguardo le immagini di Hopper sembrano piuttosto semplici, vengono realizzate in uno stile realistico e descrivono persone e luoghi piuttosto quotidiani e ordinari. Mostrano ristoranti, cinema, case, ponti, interni di appartamenti, a volte popolati di persone, a volte no. I soggetti di Hopper erano tratti dalle esperienze quotidiane della vita ordinaria del ceto medio a quale lui stesso apparteneva. La sua carriera si protrasse per circa 60 anni, dall'epoca del jazz alla guerra in Vietnam, e nonostante tutti i cambiamenti intervenuti in quel periodo di natura politica, sociale e culturale, l'arte di Hopper cambiò molto poco. Giusto per citare in termini di storia dell'arte, tramite il cubismo americano, il regionalismo, l'espressionismo astratto e la pop art, attraverso tutti questi periodi, nonostante ciò, egli rimase un realista convinto. Solo che non lo era un realista. Le sue immagini, apparentemente delle semplici descrizioni, hanno il potere sorprendente di stregare, di entrare nello spettatore, di solleticare l'immaginazione, di stare con lo spettatore ben oltre la visita al museo. E nonostante la loro chiarezza descrittiva, c'è qualcosa di arcano, di fuori del comune che li contraddistingue, qualcosa di surreale. Noterete che qualcosa non torna nei suoi spazi, i suoi punti di vista sono un po' insoliti, sono stati chiamati cinematografici. La luce di Hopper è magica e anche profondamente penetrante, vi è una sorta di fondo astratto in tutte le sue composizioni, che ha conquistato l'ammirazione degli artisti attivi in tutta una serie di stili diversi. La migliore caratterizzazione proviene dagli anni 40, quando venne descritto con queste parole: un maestro la cui poesia è il realismo. Oppure, per citare le parole di John Updike, il grande romanziere americano dei nostri tempi, che descrisse le immagini di Hopper con questi aggettivi: calme, silenziose, stoiche, luminose, classiche. Ma chi era Edward Hopper? Era un appartenente al ceto medio, una persona comune, nato nel 1882 nella cittadina carina, piacevole, ma non molto interessante, la cittadina di Nyack, New York, a 25 miglia, cioè 40 km a nord di New York City. Iniziò a frequentare la Art School di Manhattan e già allora era considerato lo studente più promettente della sua classe.
La mostra si apre con una bellissima rappresentazione delle sue opere realizzate durante l'epoca quando era uno studente, soprattutto un gruppo estremamente affascinante di autoritratti. Gli autoritratti, molti dei quali vennero realizzati quando aveva solo 21 anni, lo mostrano mentre si misura addosso, per così dire, diverse identità, diversi personaggi. Forse il migliore è uno che lo ritrae con un'espressione intensa, assorta e vagamente boemiena. Hopper fece 3 viaggi a Parigi tra il 1906 e il 1910, ma invece che iscriversi alla Gazette des Beaux-Arts o all'atelier di un maestro, così come facevano molti giovani pittori, si limitò a girovagare per Parigi, guardandosi intorno e disegnando quello che vedeva, e questa sarebbe diventata la sua abitudine di una vita. Vedrete numerose raffigurazioni di Parigi, immagini di Parigi nella mostra, sono molto belle e molto rivelatrici. Benché Hopper si trovasse a Parigi proprio nel periodo in cui vennero organizzate le grandi mostre di Cézanne e le mostre innovative spartiacque di Picasso e Braque, non era attratto all'avanguardia. Tendeva piuttosto a emulare gli impressionisti, in particolare Manet. Nelle sue opere potete vedere, mentre affronta questa lotta in cui cerca di confinare la capacità tipica degli espressionisti di rendere la luce in una sorta di realismo più solido. Fu a Parigi che Hopper divenne il pittore della luce e anche della chimica. Vedrete molti edifici che vi saranno familiari nelle sue immagini, le sue opere parigine, il Louvre, Notre Dame, ma anche molti edifici poco noti che però si dimostrano essere ancora più accattivanti. Hopper sa già come estrarre l'aspetto drammatico dalla parte inferiore di un ponte oppure da una scala oscura. La mostra comprende anche il capolavoro parigino di Hopper, dipinto, a dire la verità, dopo il suo ritorno a New York. Si chiama Soir Bleu, una scena che si svolge all'interno di un... Il suo cast di personaggi è piuttosto strano. Ci sono alcuni operai, un pagliaccio con il volto dipinto e una donna col trucco pesante, vestita in maniera ammiccante, probabilmente una prostituta. Queste figure sono stranamente scollegate tra loro e occupano uno spazio strano, piatto, vagamente surreale. Questo dipinto è moderno in maniera scioccante, non sorprende affatto che non riuscì a trovare alcun tipo di mercato negli Stati Uniti. Nel 1913 Hopper si traslocò in un appartamento nel Greenwich Village che sarebbe diventata la sua residenza per il resto dei suoi giorni. Si manteneva lavorando come illustratore, odiava questo lavoro, ma era piuttosto bravo, come ne vedrete alcuni esempi proprio nella mostra. Grazie all'illustrazione e al lavoro nel campo della pubblicità sviluppò un occhio per quello che poi fu il dettaglio rivelatore delle sue opere. Iniziò anche a cimentarsi con la realizzazione di stampe e le sue stampe trovarono un mercato e riscossero il consenso della critica, anche nel momento in cui i suoi oli su tela non riuscivano a trovare un mercato. Divenne veramente un maestro in quest'arte. La mostra vi mostra circa una dozzina di queste sue opere, delle migliori. Queste incisioni sono tecnicamente brillanti e ci danno una sensazione, un senso della strada che avrebbe intrapreso Hopper nel futuro. Introdusse proprio nelle sue acqueforti molti dei temi che poi l'avrebbero reso famoso per la sua pittura ad olio, e cioè le persone all'interno degli appartamenti, nei cinema, all'angolo delle strade, gli incroci di notte. In queste immagini ci sono contrasti drammatici tra luce ed ombra, enfasi sulla solitudine e anche uno scambio molto intrigante, anche se non interamente decifrabile, tra le diverse figure. Ad eccezione delle acqueforti, Hopper ci mise veramente tanto a trovare la sua voce espressiva matura. È veramente sconvolgente rendersi conto e capire che uno dei più famosi artisti americani del XX secolo venisse mostrato pochissimo nelle mostre, non fosse partecipe, e sia riuscito a vendere solo un dipinto fino ai 41 anni d'età. La svolta arrivò nel 1923, quando finalmente riuscì ad esporre 6 dei suoi acquarelli in una mostra molto prestigiosa e a venderne uno a $100 al Brooklyn Museum. In quel momento l'acquerello veniva considerato un tipico mezzo d'espressione americano e alcuni dei pittori più interessanti dell'avanguardia, compresa Georgia O'Keeffe, si dedicavano in maniera importante all'acquerello. Hopper si sarebbe poi dedicato alla pittura d'acquerello per gran parte della sua vita e l'avrebbe utilizzata per le sue dichiarazioni più dirette e piene di luce.
L'architettura era il suo tema preferito. Sosteneva spesso che tutto quello che voglio è semplicemente dipingere i raggi del sole sul lato di una casa. Nel 1930 lo stile di vita di Hopper ormai era definito e nonostante tutti i cambiamenti intervenuti nella cultura e nella politica americana e mondiale nell'arco dei successivi 35 anni, i suoi temi e i suoi metodi variarono pochissimo. Trascorreva gran parte dell'anno a New York, camminando per la città, cercando temi di pittura, realizzando degli schizzi delle sue osservazioni che sarebbero poi state elaborate nel suo studio. Lavorava molto lentamente, riusciva a produrre solo poche tele l'anno, ma realizzò un numero veramente enorme di disegni, alcuni dei quali rifiniti in maniera estremamente elegante a carboncino, ma la maggior parte dei quali realizzati tramite rapidi schizzi a matita. Aveva l'abitudine di registrare i dettagli minimi e scene intere e di ripetere scene intere, spesso disegnando lo stesso tema, la stessa vignetta, ripetutamente finché non si riteneva soddisfatto. Questa mostra presenta una visione veramente unica del processo di lavoro, processo lavorativo affascinante e meticoloso di Hopper, in quanto comprende un gruppo estremamente significativo dei suoi disegni e alcuni degli oli su tela più importanti per i quali aveva realizzato appunto questi disegni. Potrete avere l'occasione di vedere lo sviluppo, l'evoluzione delle sue idee mentre passava deliberatamente da disegno a disegno, da bozzetto a bozzetto.